Saluto tutti e dico che purtroppo mi dispiace non poter essere lì presente, una cosa che avrei desiderato per tanti motivi, per Mario, per Luigi, anche per i tanti amici e compagni che ho lì, no? E ringrazio gli organizzatori per questa occasione che mi hanno offerto con questo mezzo che per me è un po' difficile da digerire, mi mette un po' a disagio, no? Io avevo pensato di fare un breve intervento di tipo storico, diciamo così, fra virgolette, no? Sui rapporti ventennali che ci sono stati tra il movimento popolare dell'Assemblea Permanente di Massa Carrara e Luigi, no? Il quale ha partecipato anche fisicamente alle nostre lotte, no? E soprattutto ci ha sostenuto e ha aiutato con il suo sapere tecnico-scientifico e anche giuridico legale, no? Ma soprattutto con la sua esperienza di lavoratore che lottava già nella sua fabbrica. Inutile dire che i rapporti che ci sono stati fra noi e Luigi sono sempre stati di tipo dialettico, in quanto un movimento popolare che oltretutto dura per circa 20 anni, non ha niente di scontato, quindi via via bisogna riprogrammare, riaggiustare le cose, no? Neanche Luigi era nato imparato e quindi anche lui aveva però l'umiltà di imparare e di mettersi in gioco con gli altri, no? Dico questo perché oggettivamente penso che se Luigi non ci avesse dato questa mano, non ci avesse dato questo supporto tecnico, scientifico, giuridico, siamo nel 93, tanto per non suscitare equivoci, ecco. Molto probabilmente noi non avremmo potuto vincere la nostra lotta, no? Perché Luigi era capace di stare in mezzo alla gente, di ascoltare moltissimo, di tradurre quello che ascoltava anche in proposte e di farsi intendere da chiunque, quindi aveva un grande carisma, bisogna dirlo, bisogna riconoscerlo, e questo gli dava una grande popolarità e una grande autorevolezza. Voi non l'avete visto, ma io l'ho visto Luigi parlare davanti a piazze piene di gente durante le lotte, e che riceve l'approvazione di tutti, no? Oltretutto Luigi è un grande organizzatore, no? E quindi ha saputo collegare una lotta come la nostra, di lunga del tempo, ma ancora locale, al mondo intero. Noi abbiamo avuto rapporti con i curdi dell'Iraq, con Manfredonia per il caporalato, si ricordava, per il chimico, con la gente di Bhopal e del Vietnam, per la diossina, cioè, e ci siamo occupati di tutto, dai Rom alla sanità che veniva privatizzata, ai problemi di incenerimento, questo grazie soprattutto alla lungimiranza di Luigi, no? Che ci ha fornito, dico, lui ci ha messo in contatto dentro una rete di rapporti, di problemi, di lotte, e noi abbiamo potuto elaborare, grazie anche a lui, una cultura comune, un pensiero comune, che poi sono quelli che ci hanno permesso di conservare l'unità per oltre 20 anni, no? Dico questo perché questa era l'intenzione dell'argomento che volevo sviluppare. Invece poi l'altro giorno, e ne parlo perché so che questo vostro appuntamento è anche un'occasione di convegno di medicina democratica nazionale, e penso che vi siano anche numerosi compagni e militanti del movimento. E dico questo perché molti di noi nei giorni scorsi hanno ricevuto una lettera che io considero brutta e offensiva, in cui si tentava di pubblicizzare un libro su Luigi, che io non ho letto, quindi non ho avuto un
motivi occasioni d'esodo, in cui si definiva a priori questo convegno apologetico e nostalgico, e si diceva che fra i relatori c'era un elemento comune, l'età, cioè nati tutti non in questo secolo, ma addirittura nella seconda metà del secolo scorso, sono le parole esatte, precise, no? E quindi questi relatori dovevano essere considerati reperti archeologici estranei al giovane ecologista, no? E si diceva anche in questa stessa lettera che medicina democratica avrebbe subito la mutazione genetica da organizzazione di sezioni a studio legale lombardo, passando attraverso Volpi, no? Anche queste sono più o meno le parole esatte della lettera. Ora, a parte le maturità, la malignità gratuita, no? Che si trova in questo, no? Io dico questo, io non sono nato in questo secolo, no? E si vede anche, no? E credo anche che sia assurdo pensare che dei giovani nati in questo secolo, quindi appena diciottenni, ancorché ecologisti, possano dire qualcosa di significativo su Luigi, non avendolo conosciuto e non avendo partecipato con lui a lavori e lotte, no? Io però non sono nato neanche nella seconda metà del secolo scorso, sono nato nella prima metà del secolo scorso. E per quanto possa essere giudicato un reperto ecologico, finché mi reggeranno le cose, ho ancora voglia di lotta di classe e non di giovane ecologista. Credo che questa distinzione sia una distinzione fondamentale e da tenere presente. La scoperta e la denuncia della mutazione genetica di medicina democratica è stupefacente per il ritardo con cui viene smantellata, no? Negli anni che sono trascorsi, dal 76 a oggi, medicina democratica è passata attraverso fasi differenti, da movimento a organizzazione, da organizzazione a cooperativa, da cooperativa a ONU, se non so ancora se ci sono altri passaggi, no? Perché medicina democratica ha vissuto e subito, se vogliamo, la storia di tutti i movimenti che sono nati nel 68 o dal 68. Nessuno di questi movimenti è sopravvissuto, o se è sopravvissuto come medicina democratica, giustamente ha dovuto riadattarsi alle nuove condizioni storiche che ha dovuto vivere, no? Ora, qui non è il caso di andare a cercare le cause, perché soprattutto ci vorrebbe tanto tempo, anche se prima o poi bisognerebbe farlo, no? Se però vogliamo parlare di mutamenti genetici, parliamo di globalizzazione, di crisi economica, di crisi dei modelli produttivi, di scomparsa della grande industria, della privatizzazione della sanità, parliamo della delocalizzazione, parliamo del razzismo, no? Senza ridurre e svenire questo a questioni di personalismi e di allusioni che sono maligne, no? Occorre prendere atto. Io non ho paura dei movimenti e dei mutamenti, io ho paura di quelli che vanno in cerca, questi sì, nostalgici, di origini mitiche che non sono mai esistite, perché non sono capaci di aderire al presente, alle difficoltà, alle culture anche del presente. Io ho paura di quelli che vogliono erigere monumenti a se stessi, denigrando gli altri, no? E ho paura di chi semplicizza le analisi della realtà e si agita per delle tempeste in un bicchiere d'acqua e non vede invece lo tsunami che sta per travolgere tutti quanti, no?
Quindi diciamola in modo definitivo e penso di chiudere, no? Medicina democratica ha sempre funzionato come supporto e consulente di lotte, anche sul piano giuridico. Io ho conosciuto molti avvocati magistrati che hanno dato il loro supporto a medicina democratica. Soprattutto medicina democratica ha avuto l'umiltà, grazie anche a Luigi, di non mettersi a capo di lotte che non erano le sue, ma di supportare le lotte che gli altri conducevano e dal basso. Oggi ci sono tante difficoltà, più forse di vent'anni, anzi sicuramente più di vent'anni fa, no? Però il problema è di socializzare anche le nostre difficoltà, di individuare i motivi delle nostre difficoltà e le possibilità di rispondere alle nostre difficoltà senza andare a caccia di farfalle sotto l'arco di Vito. Solo lo spirito unitario, di collaborazione, di solidarietà nel movimento possono in qualche modo alleviare le difficoltà oggi presenti. Con questo ho finito. Vi ringrazio per il tempo che mi avete concesso e vi auguro buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Marcello.